Avete presente quando le vostre fidanzate o fidanzate iniziano a lamentarsi perché vi dimenticate di scrivere loro un messaggio carino ogni mattina? Beh, se anche voi vi siete trovati in questa situazione, sappiate che lo capisco benissimo perché ho lo stesso identico problema, però... Con mia madre. E dato che oggi mi sono rotto le scatole, cercherò una soluzione definitiva a questo problema. Eh sì, ragazzi, da quando ho iniziato a vivere per conto mio, mia madre, mia nonna, mia zia, mio cugino di quinto grado tutti sembrano incredibilmente impazienti di avere mie notizie. E se per qualche motivo mi dimentico di mandare il buongiorno di rito, la preoccupazione sale subito alle stelle. Dove sei? Perché non mi scrivi? Perché oggi non mi hai salutato? Ehi, tesoro! Il problema è che non sono proprio il tipo che manda messaggi ogni mattina, non mi piace. Ormai lo sapete ragazzi, sono preso da mille impegni e mi capita di dimenticarmi più spesso di quanto lo vorrei. Quindi questa cosa va risolta per la tranquillità di tutti. Potrei programmare un messaggio la sera prima, direte voi. Ma sono un ingegnere ragazzi e quindi useremo l'informatica per risolvere questo problema. E ci farò pure un video sopra, perché è divertente. Ho infatti pensato di creare un semplice script in Python, quindi utilizzando il codice, che possa lavorare ogni mattina al posto mio. E la cosa più bella è che potrò poi utilizzare la stessa base per mandare il buongiorno a mia nonna, a mio padre e a chiunque di tutti i miei amici. Così loro sono contenti e io non mi sento in colpa se mi dimentico di mandare il buongiorno ogni tanto. Purtroppo per fare questa cosa abbiamo bisogno di un servizio di cui sia possibile Reperire le API online. Che per chi non lo sapesse, sono dei meccanismi che consentono ai programmatori di interagire con delle applicazioni. Quindi di comunicarci, in poche parole. Ad esempio, Whatsapp non ha questa possibilità perché fa schifo io l'ho sempre detto <ride> e quindi ho dovuto convincere mia madre a scaricarsi Telegram che ovviamente non ha sponsorizzato questo video è giusto dirvelo magari <ride> di Telegram infatti le API esistono e potremo comunicare con questa applicazione cercando di andare un pochino a smanettare sul codice ed infatti è quello che ho fatto con questa prima bozza date il benvenuto allo script più semplice ma efficace del mondo ovvero buongiorno Punto py. Prima di eseguire il nostro script dobbiamo andare sul sito mytelegram.org perché qui con il nostro numero di cellulare che ovviamente vi censurerò andremo a creare un'applicazione con la quale possiamo collegarci. Ora ci arriva un bel codice di conferma. A questo punto loghiamo, clicchiamo su API Development Tool e andiamo a copiare API ID e API Hash all'interno di un blocco note e queste le utilizzeremo nel nostro script. E ci Serviranno per accedere alle funzionalità che ci consentono di comunicare con Telegram e quindi per mandare i messaggi in automatico. Quindi prendiamo questo. Lo mettiamo qua. Prendiamo questo. Lo mettiamo qua. Era lo stesso. Perfetto. Facciamo un esperimento in questa chat che è quella di un mio amico. Di sicuro ci servirà il modulo Teleton. Quindi ce lo andiamo a installare. E con questo, ragazzi andremo a comunicare con il nostro Telegram. A questo punto vediamo se funziona. Buongiorno.py. Ora lui mi andrà a chiedere il mio numero di cellulare perché solo con questo io posso accedere al mio account che invierà il messaggio. Ora mi richiede il numero di telefono e un altro codice perché la sicurezza non è mai troppa. E se io premo invio: <ride> Andato, guardate ragazzi! <ride> Qui. Ok, quindi funziona. Quindi a questo punto, se io ho fatto le cose per bene, a me basta modificare questo messaggio e fare, tipo, ad esempio, abc123st test tvb. Quindi, se io salvo lo script e riranno il mio script di Python, vedrete qui sotto comparire il nuovo messaggio che trovate in alto a destra. Mamma mia ragazzi, funziona che è una meraviglia. Adesso dobbiamo inserire ovviamente una parte che regola il timer. Questo implica che un messaggio del buongiorno, che sarà buongiorno, ti auguro una meravigliosa giornata mamma, venga inviato ogni mattina esattamente alle ore 8. Cioè deve essere la prima cosa che faccio che fa durante la giornata. Per farlo importiamo time. Importiamo schedule e a questo punto ci servirà una bella funzione send message. Questa parte non ci serve più. Questa diventa la parte dell'invio del messaggio. E andiamo a fare la pianificazione invio alle ore 8. Ora ci va un bel loop scheduling, che è un bel while true time.sleep. Uno, così lui checca ogni tanto e vediamo se funziona. Io, ovviamente, lo voglio provare, ora sono le 9.47. Quindi lo mettiamo alle 9 e 48. Salviamo il file, lanciamo il nostro script. Non esiste il modulo chiamato schedule. Ah sì, Allora lo installiamo. Pip install schedule. Facciamo un test alle 9. 49, dovrebbero mancare tipo 20 secondi. Python buongiorno.py. Il nostro terminale è partito, ora lui è in attesa delle 9:48. Tra 25 secondi dovrebbe inviare il messaggio se abbiamo fatto tutto correttamente. E quindi quale modo più hype se non fare un countdown tutti insieme? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mandalo, non lo manda. Perché... Ah, perché non ho salvato lo script. Scusate, scusate. 9.50. Aspettiamo questi 20 eterni lunghissimi secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mandalo. Funziona da Dio ragazzi. Ok, il nostro piano perfetto è completo. Ora metto l'username di mia mamma. Queste sono le 8. E 00, questa volta salviamo lo script. Da domani mattina il nostro fidato script penserà di inviare il buongiorno a tutte le persone della mia lista contatti. Anche perché la chat username l'andrò un po' a modificare e la renderò parametrica. Ovvero che manderà un messaggio a tante persone della mia lista degli amici. E ora non devo far altro che salutarvi e godermi un po' di pace e tranquillità. Solo che qui è cominciato il disastro. I primi giorni tutto procedeva bene. Il mio buongiorno veniva inviato senza alcun tipo di problema. E anche mia madre sembrava super contenta. Finché un giorno... Ragazzi non potete immaginare la mia faccia quando ho letto quel messaggio. Il mio piano era inesorabilmente... Andato in fumo. Invece di renderla contenta, l'avevo fatta solamente preoccupare ancora di più. Dovevo trovare una soluzione, non potevo arrendermi. Ma. Qual era il problema? Il messaggio sempre uguale? O forse c'era poco entusiasmo? Forse dovevo scrivere dei messaggi più lunghi, inviare delle immagini, mettere delle emoji? Per risolvere questo problema avevo assolutamente bisogno di documentarmi di più. E a quel punto ho capito. L'unico modo per capire di cosa aveva bisogno mia madre era guardare le cose dal punto di vista di mia madre. E così ho aperto Facebook. Ragazzi... Penso di aver trovato finalmente la soluzione. È venuto il momento di arricchire la nostra strategia e quindi il pool di frasi da scegliere. Ma quelle che utilizzeremo non saranno semplici buongiorno con un cuoricino accanto. No, perché noi vogliamo fare le cose fatte per bene, vogliamo un sistema a prova di umano. Utilizzeremo infatti le frasi che portano più gioia alle persone dell'età di mia madre. Per cui lasciate ora un like iscrivetevi a questo canale per me che ho passato le ultime 4 ore a crigiare su Facebook mentre raccoglievo questa documentazione assolutamente necessaria per questo esperimento l'ho fatto per la scienza e ora che finalmente la mia lista di frasi filosofiche è pronta non ci resta che aggiornare il codice che prenderà automaticamente le parole Mi mischiandole e creando la casualità. Finalmente è tutto pronto e io posso tornare alle mie mattinate in tranquillità. E con questo ultimo comando questa storia si è definitivamente conclusa. Ma alla fine credo che mi limiterò a dedicarle qualche minuto ogni mattina. Dopotutto tra qualche giorno è la sua festa e io le voglio bene.